Bello Noldo! Grande Noldolin, come stai? Bello! Ah, a proposito, ieri ho sentito Nia. Sta bene, eh? A breve torna. Hola. Salve. Che ci fai fuori tutta sola? Ah, così, stavo ammirando lo spettacolo di questo panorama. Beh, come sempre. Lo salve, però pur mico sempre mi fa incantare tutte le volte. Tutto bene? Direi che i mal di pancia stanno sparendo e sto meglio, ecco. Sì. E tu come stai? Tutto bene, tutto bene. Beh, la non sono molto abituato al tequila, di solito vado a whisky. Come si dice, ho avuto insomma, dalle mie parti si dice la mossa di corpo, ecco. Lo sapevo che sarebbe successo, infatti stavo aspettando questa cosa. Beh, mi abituerò, spero. Sicuramente. Altrimenti dovremmo scavare più fogne. Ah, va bene. A proposito, dimmi tutto. Io dovrei fare un piccolo viaggio. Dovrei dirigermi verso Roots. Ah, verso Roots. E posso avere l'onore di accompagnarti? Se non altro, tra poco da fare, per me va benissimo. Va bene. Ci mancherebbe altro. Lo sai che è sempre un piacere stare in tua compagnia. Gracias. De nada. Bueno, allora, con cosa ci spostiamo? Se vuoi chiamo Asso. Ah, bueno, va bene. Allora, vediamo se mi risponde, perché sta diventando sempre più sordo. Asso? 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 Noldo, sinceramente Tombstone not bad come nome, lo sai? E sto pensando a un rollback perlomeno di nome, e nel contempo sto scriptando la nuova versione del server che andrà on tra qualche mese, ovviamente al Vibe, e quindi vedremo un attimino il da farsi. Però siccome molta gente ha iniziato storie... Devo dire la verità, stai mirando Asso un pochino stanco. Sì, in effetti è un po' stanco. Lei ha delle carote? Allora, fammi una cortesia, accompagnami al salone, dovrei avere qualcosa. Al salone? Bene, andiamo. Vale. Eh sì, col wipe, nuovo nome. Nuovo nome. È veramente in realtà il vecchio, però. Gracias. Vale. Gracias a te. Hello. Hola, señor, ¿todo bien? Quindi ci potrebbe stare. Ormai fra qualche mese, eh. Oltretutto stavo pensando di tornare comunque ai santi vecchi con le mie iniziative di giveaway. Ti parevano, cioè, secondo te sono una scelta sbagliata o una buona scelta il giveaway che si faceva con Nia? A proposito, signori, devo spostarmi da Tumbleweed, fatemi una cortesia, tenete d'occhio la gente che può arrivare. Ci sta, e come al solito dovete comportarvi. Bueno, gracias. Sì, era anche divertente nelle live. Comunque c'era parecchia gente interessata, eccetera. È un'occasione in più anche per far conoscere il canale, tutto il server e quant'altro. Guarda che ti ho messo dentro alla tasca. Le carote. Si rovinano.
Ma no, tanto gliele devi dare da commerre al cavallo. Tieni. Ce ne do due. Sì, le altre due casomai le portiamo a Miguel, almeno una la mangia. Beh, perdonami. Per che cosa? Lo sai che il server comunque il farming è minimo, cioè più RP che farming. Ora mi dica come si sta trovando a Tumbleweed. Beh, sinceramente inizialmente la mattina mi svegliavo con la gola un po' secca. Mm-hmm. Però da quando mi ha insegnato di bagnarmi le labbra con il mescal e la tequila va un po' meglio. Mm-hmm. Bueno. Ma por mí con la tequila mezcal soy le medicine que guariscano todos. Sí, secondo me potrebbe essere, anzi, una buona soluzione implementarne la produzione. Sì. Intanto ti posso venire a dare una mano quando ci sono e non ho problemi. Ah, c'è qualche hermano che mi sta aiutando. Ah, vale. Quei ragazzi che giravano intorno al salone l'altro giorno, scommetto. Esattamente. No, in realtà diciamo che ci sono tanti lavori da fare, però ovviamente cercano di aiutarmi anche con la raccolta. Me l'ero fatto bueno. Me l'ero fatto nel quando feci quello rosa, quello del matrimonio di Steven e la dottoressa. E ero lì e ho detto, mi voglio fare anche uno da Mexico, perché qualora poi dovessi scappare, quando si mette male, io scappo in Messico, ovviamente. Messico, terra di nessuno, ragazzi. Mi sembra di vedere che il cavallo sente meglio. Sì, sì, senz'altro. Bueno. Al limite, se rimaniamo con una carota sola, provo a metterla da un'altra parte, vediamo se corre di più. Ma che cosa stai dicendo? Non ti rispondo neanche. Lo sai che non ti rispondo. Non ti rispondo neanche, non dirmi neanche queste cose, perché veramente mi fai andare il sangue alla cabeza. È un po' come se ti guardassi in questo istante e ti dicessi brodino di Tatanka, cioè sarebbe un controsenso, no? Vuoi che ti faccio male subito a chi? Sì, tu mi puoi fare quello che vuoi. Ma por favor. Ah, Frank, finiamola. Sì, ne è successo un po' di roba, Noldo. Però c'è Frank che ci sta facendo il provolone con Ramona. Frank per dei motivi RP è andato a vivere lì a Tumbleweed, o perlomeno ha una casa anche a Tumbleweed. E a proposito, ora che passiamo da Madillo, sì, gentilmente, puoi fermare un attimo dove sono l'ufficio di Telegram? Ah, subito. Bueno. Gracias. Arrivo subito. Sì.
No, non è la moglie di Piccione. Anzi, è passato sto messaggio. Anche no, direi. Era in RP Piccione stava Nata. Lei a Tumbleweed, sì. Però anche no, insomma. Bueno. Ti ha scritto qualcuno? No, nada. Sì, sì, ma Piccione ha preso il volo, è andato... è andato via. E tra l'altro Ramona è stata qualche giorno in Messico, è tornata e ha trovato praticamente la casa vuota, le valigie via, e questi se ne è andato, per cui è rimasta da sola. In ogni caso, già dal matrimonio di Steven era nata una simpatia fra i due, quindi un'intesa, ecco. Perlomeno per Frank sembrava così. Poi bisognerebbe sentire il punto di vista di Ramona Santiago. Una bestia, una iena, sparerebbe a chiunque. Il ritmo, vale, che sta conducendo non so io sicuramente ero quasi già arrivata. Ah, senz'altro. No, sto scherzando, il viaggio è lungo, c'è molta caie. Volevo fermarmi un attimo a vedere la luna. Ecco, come Frank dice, voglio fermarmi a vedere la luna, nuvoloni. Tipo Fantozzi, raga. Le nuvoloni dell'impiegato. È uno spettacolo. Già, peccato per questi nuvoloni. Anche loro hanno un certo fascino, devo dire. Mira, guarda verso il Messico. Ah. Vale. Guarda le stelle, che bellezza. Vale, lo so. Anche se non mi punti però la pistola sul fianco, magari... Insomma, mi torna un po' difficile parlare apertamente. Già sei mina, poi con la pistola in mano ancora più paura. Ah, bueno, la metto via, non ti preoccupi, ma fidate, so benissimo come si usa. La signora Santiago, il killer del Messico, insomma, con la pistola in mano dietro di me, non è che mi dice: Frank, ti voglio bene. Ma no. So benissimo come si usa. Lo so, questo lo so, ho avuto anche le prove. Deve, sì, sì. Deve stare tranquillo, signor Frank. Ah, ancora con questa storia del signor Frank. Mi perdoni, ogni tanto mi viene così. È una questione di rispetto, sono abituata così. Insomma. Allora ti dico, avrei a piacere che tu parlassi con me apertamente, dandomi anche del tuo. Ma lo sa, infatti ogni tanto mi riesce, ogni tanto no, non sa perché. Beh, quando io dico che noi portatori di dentiera ci scordiamo le cose, il motivo c'è sempre. Ah.
Veramente, qualche giorno mi sa che se mi gira proprio la verga mi sa che faccio saltare qualche cabeza, eh? Vabbè. No. Piace proprio quella pistolita. Perché? No, vedo che l'hai ritirata fuori. Oh, Frank, sei abituato a modo tuo, io sono abituato a modo mio. E io mi sento più tranquilla così. Lo sai che l'asso è una freccia? Non importa sta cosa. Ormai sei stata cresciuta in questo mondo. E per me è natural. Non ti voglio forzare, però sai com'è la freccia, no? Ma lo sape benissimo. Io rispetto, appunto, il signor Frank. Il signor Frank deve rispettare Ramona Santiago. Io ti rispetto pienamente, attenzione. Ma se quella... quella pistola, per caso... Non va da nessuna parte. No, non si preoccupa. Forse mi sta un attimino sottovalutando. È un asso con le frecce. Lo spero. Bueno, mi piace questa fiducia. Ero ironica, ovviamente. Ah, bello. Sì, l'ho capito che stavi scherzando. Sì. No. A dire la verità non mi sta piacendo questa cosa. Cosa? Il fatto che sta mettendo in dubbio. Beh, ho detto con solo questo, che ho paura. Con questo speriamo. Beh. Guarda, signor. Ma è presente che attrezzo hai in mano? Lo sape benissimo. È un cannone quello lì, non è una pistola. Lo sape benissimo. L'ho fatto io. Manda attenta, eh. Eh sì, l'asso di picche, l'asso freccia. Facciamo poker, più whisky! Anzi, volevo ringraziare pubblicamente Tonqua e Peter e Stellina perché... le musichette di sottofondo sono merito di loro. Nella fattispecie questa di Peter, che è una bomba. C'è poker, c'è solo il poker al momento, però oggi parlavo con un ragazzo e prendiamo anche il blackjack. Così ci facciamo tutte e due.
compagni. Ah, non c'è problema. Tanta roba, Peter. Tantissima roba. Spacca di brutto. Questa la riascoltiamo anche. Tantissima, tantissima roba. Mi sa che è meglio se gli do un'altra carotina. Ah, bueno. Ora che arriviamo a Rose, magari possiamo provare a chiedere qualcuno, no? Facciamo delle carote, magari, sì. Magari abbiamo fortuna, troviamo il signor Mason, che ha il ranch. Magari qualcuno le ha. Vale. A chi lo dici che mi manca? Ciao, sono Stewart. E poi gliela facciamo la scorta, appena torna. Signor, non c'è bisogno. Anche perché questa vessolita è meglio non farla mirare in giro. Già, giusto. Mi dovrei anche raccontare un po' la storia di quel pezzo d'artiglieria. Vale. Queste briglie le hanno fatte troppo corte, si lega sempre male il cavallo. Ecco. Hola, signor. Tutto bene? Che passa? Nessuno, perché è vuoto il salone. Miguel! Ho avuto madre. Miguel, bastardo d'un Miguel! Sei a letto?
Chissà dove cazzo è andato quello. Ah, non sape. Andiamo a fare un giro in centro, vediamo se c'è Pearson all'armeria. Hola, signor. Oh no, Dotturi non gioca più. Non gioca più a Redem. Pearson! Pearson! Dannato Pearson, dove diavolo sei? Questa porta è chiusa. Pearson! Ma che è successo? L'hanno rapiti? Che sape? Però l'armeria è aperta, vuol dire che deve essere in giro da qualche parte. Minchia, vero? Oh, Isa. Li hanno rapiti? No! Questa è una bellissima zona per fare carne di cervo. Ah, vale. In questo sottobosco ne vivono tantissimi. Ah, bueno. Dai, quando sono da queste parti è uno dei miei posti di caccia preferiti. Mira, mira. Guarda quanti conigli anche. Guarda, guarda, sono sì, sopra due cervi anche. Noi li abbiamo fatti scappare arrivando. Ma questo qui era il ranch del signor Turi o sbaglio? Già, poi quando Turi è tornato in Italia, Concettino l'ha raggiunto, l'ha preso in gestione il signor Mezzo. Non la sapevo questa cosa. Ah, non lo sapevi? No. Ah, quanto bestiame. Hai visto? Beh, anche il signor Mezzo non ci sa fare con l'agricoltura. No, stai mirando. Una mezza idea. Quale sarebbe? Forse sono andati a Saint-Denis il pub. Potrebbe essere. Perché il signor Mason ha preso anche quell'attività lì. Quanto lavoro questo hombre? Sì, è un lavoratore instancabile. E obiettivamente si dà molto da fare. Ma comprendo. Si dà così tanto da fare che vorrei infilarlo in qualche affare anche nostro. O perlomeno mio. Ah, ho capito.
Allora, il saloon mi è stato chiesto oggi da un paio di persone. Ora stiamo valutando un attimino un po' il numero dei player che sono. Ah, perché puta madre. Vorrei darlo che caldo a un che gruppo chi? Abbastanza c'è sapore nutrito. Umidità. Già, sto sudando. Quasi quasi mi può levarmi il polcio. Io rileggo le minchiate di Peter. Li hanno wapiti. No, li hanno wipati. È diverso. Mi fa impazzire Peter. Mira, mira che coccodrillo che è questo. Oh, stai mirando? È enorme. Vale. Non mi voglio mettere a sparare qui nei pressi di San Denis, chissà cosa pensano. No, non si fa questa cosa. Pita wipati è una sì, tum tum. Ma chissà se incontriamo la stellita oppure magari come si chiama il presidente. Presidente. Chissà. Magari c'è. Vedi uscire fuori dalle finestre. No, non mi sembra. Se lui è in casa con tutti quei sigari che si fuma, vedresti il fumo uscire. Ah, pensavo che qualcuno stava bruciando la casa, dici. No, cioè, non riuscivo a comprendere. Ah, bueno. Cioè. Dovremmo anche risolvere quella faccenda della Real Union, come si chiama. Di che cosa? Di quella società che ha finanziato il presidente. Ah, bene. Beh, detto tra noi al momento sarei anche interessato all'acquisto di tutta la baracca. Voglio fargli un'offerta al panzone per vedere cosa ne pensa. Non sarebbe male. Casomai glielo chiedi tu, gli fai gli occhi dolci e ce lo freghiamo. No, mi dispiace, signor. Allora gli spari in mezzo agli occhi. Questa cosa non la farò mai. Gli spararli in mezzo agli occhi? No, quella la potevo fare, ma di mettermi a fare gli occhi dolci alla gente, no, mi dispiace. Deve prendere qualche signorita, qualche profumiera, come la chiamo io, perché io non sono capace. Andremo a cercare una profumiera. Anzi, e non si permette più di dirmi una cosa del genere. Accidenti, devo stare zitto. Cazziate, volano, volano. Mi metterò in cerca di una profumiera da corrompere. Bueno. Così magari gli faccio le occhi dolci a lei. Come vuole. Lo sapevo io, dovevo sta zitto, no? Però ora gli ho tirato la frecciatina. Vediamo cosa ne pensa.
Chi è la cognata di Frank? Che passa? No, stavo guardando. Ma non vorrei che fossero tutti a trovare lo sceriffo Fox. Perché? Sono amici con Pierce. Sai che lo sceriffo Fox è stato spostato da San Daniel a Valentine? Vale, avevo sentito qualcosa. Già. È vero, non mi ricordavo più di questa cosa qua. Secondo me il presidente nasconde qualcosa. Perché? Cosa ci incastrava a spostare lo sceriffo Fox da Saint Denis a Valentine, scusa? Vuole forse tenerlo all'oscuro di qualcosa? Magari Fox si era accorto di qualcosa. Non sa. Non posso sapere queste cose. Io proprio sono l'ultima persona che viene a sapere qualcosa, sono a Tumbleweed. Già, però come ci si sta bene? Ah, vale, lo sape. Che dite, chat? La faccio una provolonata? Magari è stato trasferito semplicemente perché necessitava una presenza a Valentino. No, Pino. Sì, il presidente c'ha l'esercito. Parto con la provolonata. Stellina, non faccio il provolone. Cattiva. Oh no! In realtà una volta mi è capitato di vedere una live dove gli sceriffi fermarono un tizio, sto tizio che era in live, e gli fecero: si fermi! Favorisca i documenti. Ma cosa? Faccio lo slash me. A proposito, devo ricordarmi di sistemare la pistoletta della stellita. Di puzzone. Formigo la stellita, non mi piace chiamarlo così. Vabbè, per me Alice è sempre questo. Lo sai che siamo amici. Vale, io con il nome ogni tanto qualche difficoltà. Io ormai l'ho memorizzato come stellita. La stellita puzzolente. Oh no, parte il dissing, attenzione. Mi ha chiesto di fare qualche modifica alla sua pistoletta. Allora devo vedere di fare questo lavoro. Beh, hai bisogno di una mano.
No, no, non ho bisogno, non ce la faccio tranquillamente, l'ho sempre fatto. Quindi sai, con i materiali, dei pezzi, se bisogna sono disponibile, lo sai. Ah, bueno, allora grazie, volentieri. Stavo magari pensando domani di fargli una sorta di regalo allo sceriffo. In che senso? Fargliela, la pistolita, fargliela dipingere completamente di rosa. Ora mi sa che deve andare da un'altra parte, perché io non gliela farò mai così. E la faccio io, la vernice tu la modifichi tutta a dovere. No, non c'è penso rosa. No, non c'è penso minimamente di fare questa cosa. E se li comprassimo un paio di pantaloni come i miei, con la pistola rosa sarebbe il top. No, la pistolita no, assolutamente non si tocca. Allora ci penso io, lasci stare, non ho bisogno che mi aiuti. No, assolutamente. Non ci penso proprio di fare una cosa del genere a una pistolita. Per me è un sacrilegio una cosa del genere. Perché? Ma perché no? Anzi, ho intenzione di fargliela come la mia, identica alla mia. Tu sull'impugnatura, se non sbaglio, c'è un disegno, qualcosa. Vale. Che cosa c'hai? L'aquila. L'aquila. Beh, è inutile che gliela fai allo sceriffo l'aquila sull'impugnatura. Perché? Perché con quelle mani piene di lenzo sicuramente l'aquila sparisce, perdi solo del tempo. Ma non importa, non è un problema mio questo. Io gliela farò. Quella puzza prende il volo, scappa. Ma non ci credo. Io gliela farò come la mia, questo sicuro. Poi dopo sarà lui. No. A vedere se gli piace o non gli piace e tenersela pulita l'arma. Consentite, raga. Avevo un debito con lui ed è giusto che pago il mio debito. Beh, per quello lo sai come la penso. I debiti vanno sempre onorati. Bene, devo dire la verità. Ho provato a guardare se c'era un animale che potesse comunque, come si dice, avvicinarsi di più alla personalità, no? Ci voleva un porcellino. Visto che però c'è quello addomesticato, lo porta in giro. Sì, l'ho mirata. È fantastica. Sai che è una porcellina? Sì, vabbè. Capace la sera ci va a letto anche. Ah, e questi sono i fatti suoi. Amico, non me ne frega nada di nada. Quasi quasi me lo prendo anch'io. Maiale, tanto compagnia. Ah, sì, bellissimo. Mi fa compagnia. In che senso? Che me lo mangio, Ramona, me lo mangio. Oh no! Gwendalina, il maiale che si strofina per terra. Comincia a fare un pochino del frio. Riprendo la mia giacca. Vai andare sulla neve. Vedi, non che ho capito. Dico, vuoi arrivare lassù sulla neve? Ma penso che non abbiamo un abbigliamento adeguato. Già, vero. Potrei aver freddo di nuovo quei disturbi di pancia. A saperlo, io avevo l'abbigliamento adeguato perché mi piace tantissimo andare sopra la neve. Ah. Sì, per la prima volta c'è stata una persona che mi ha portato, non l'avevo mai mirata. Okay.
Ma non sarebbe il caso magari di mandare un telegramma al signor Pearson? A questo punto sì. Pensavo fossero qui tra il fango e lo sterco, ma mi sbagliavo. Hola señor, ¿qué pasa? Está leyendo las noticias de Valentino. ¿Qué cosa sucede? No me faccia capire. Ogni tanto c'è qualche palabra que no riesco a comprender. Pronti. Lo he enviado. Bueno. ¿Cuánto tiempo ci mette a arrivare, señor? Bene, allora speriamo che arrivi velocemente perché ho una certa fretta. Che camminata, ragazzi. Hey, howdy, sir. Che camminata che ha la Santiago. Da madre, io odio Valentino. Per lo sterco? Oh, Isa. Ci sei? Certo, sono qui. Non mi sente? Insomma. Che cosa significa insomma? Certo, guardavo la camminata, certo. Oh no, il provolone. Che passa, Frank? Ah, di qua il treno, senz'altro. Ancora con questa storia. C'è no, la ferrovia. Io stavo intendendo con la mano che sta succedendo. Niente, niente. Lo sapevi benissimo che dove ci sono le rotaie del treno appunto passa il treno, però per nosotros è un modo appunto di parlare, è il mio idioma. Il signor Frank lo sa benissimo che mi gira la verga quando si prende in giro il mio idioma. Ma è più forte di me. Io sto perdendo la pazienza, però glielo dico proprio chiaramente. La sto avvisando, poi dopo non dica
Che non è stato avvisato? Ancora non ho reagito con lei, perché le porto rispetto. Lo sape benissimo quello che è capitato con la stelletta la prima volta che ha sbagliato il mio idioma. Penso che non lo possa neanche più raccontare. No, lo racconta benissimo la stelletta, però lo sa cosa è capitato. Ah, ma Alistair, sì. Vale? Ah, no, io pensavo un altro. Ma sicuramente non lo dirà più, no. Però lui ecco. Ha detto peggio, però. Ora... Non importa quello che ha detto la stelletta, è quello che sta dicendo lei, signor Frank. Attenzione, diciamo, attenzione. No. Un pasta all'uovo con un pasta all'uovo è grave. La base è prendere in giro un idioma. Ma io non sto prendendo in giro, lo sai. Per quanto mi riguarda, sì. Anche perché io potrei prenderla in giro nel mio idioma. Per quanto riguarda nada. Esatto, sì, per sì. Per quanto riguarderebbe il suo idioma, vale? Cosa che però io non mi permetto di fare. Allora, come dobbiamo procedere in questa cosa? Perché se andiamo avanti così, non sa se va avanti molto bene. No estoy sintiendo las palabras, pero no estoy hablando. Ah, bueno. Me ha dicho no se va avanti así, ¿justo? E io sto tornando indietro fino al punto in cui ho detto del treno. Così è come se fosse non successo niente. No, non funziona in questo modo. Ma perché? Perché non funziona così? Insomma, lo sai, sono vecchio rincoglionito. Ogni tanto mi scappa una battuta. Ora la smette di prendere in giro il mio idioma? Ma non prende in giro l'idioma. Non mi interessa. Io la sento come una mancanza di rispetto. Questa cosa non mi sta bene. Ora decidiamolo. In questo momento lo voglio sapere. La finiamo con questa storia? Va bene. Se ricorda? Mi deve dare la mano, lo sa perché? La mano, ancora. Allora, veramente, io non sto scherzando. Io lo so che lei invece sta scherzando, perché lo sento dal suo tono della voce. Sta pensando che io sto parlando così tanto per parlare? No. Non l'ho mai detto. È questo che si sbaglia, signor. Appunto, non conosce Ramona Santiago. Me conosce superficialmente, ma non me conosce veramente nel profondo. E non sa. Allora, ci sono poche cose che io ci tengo veramente e per me sono importanti e da quei punti io non mi smuovo minimamente, anzi divento ancora più testarda. Ma io sa chi è Ramona Santiago? No, forse no. Tu dici? Ma diamine, la seconda volta che ci siamo visti abbiamo ammazzato una persona. Vale. E allora pensi che non lo sappia chi è Ramona Santiago? No, perché forse lei pensa che siccome c'è stato un momento della mia vita dove mi ha visto un pochino vulnerabile, ed è normale che possa essere così, lei pensa che io sia una persona che non reagisce e che non ritrova il suo equilibrio. Non è così, sono più forte di prima. Sono peggio di prima. Allora ci sono da divertirsi. Vale. Però rimane sempre questo punto, è il mio idioma, non si prende in giro, perché sta prendendo in giro tutto il Messico in questo momento. Va bene, le ho detto scusa. Ah, bueno.
E sei già la seconda volta. Scusi, accettate. Ma la mano non te la do. E perché? Perché poi me la tagli. È semplice. Se uno ha dato la parola per una cosa, basta mantenerla. Il problema è che lo sai che quando sono con te sono sempre allegro. Mi metti di buon umore e mi scappa la battuta semplice. Però non è una battuta per offenderti, però ti prometto che non lo farò mai più. Promesso. Se puoi evitare sul mio idioma, se puoi scherzare su qualcos'altro, no? Certamente, vuole che gli mostro la mia dentiera o no? La vuole finire? No. Non ce la faccio. È più forte di me, va bene. Dopo me la fa mirare, eh? Facciamo così. Sì. C'ha delle rifiniture sui denti fra dente e dente rosa. Basta. A proposito di rosa, i miei pantaloni li ho bruciati. Vediamo. Avete visto se Pearson mi ha mandato il messaggio? Aia puta madre. Beh, fai attenzione. Ti è fatta male. Non è colpa mia se mi fermo il cavallo dove c'è un palo, no? È colpa mia. Pearson? Hola. Diavolo d'un Pearson, dove diavolo sei? Pearson! Maledetto Pearson. Ma dove diavolo sarà cacciato? Proviamo a mirare. Hola, signor, ma che passa? Ma che cosa vuole? Mi faccia capire. Perché? Ah. Oh, Isa. Oh. Ma perché? Perché la melma a Valentino scivola. Oh, Isa. Oh. Diavolo di un pirzo, ma chissà dov'è. Accidenti. Pearson! Dove diavolo sei, Pearson? Beh, andiamo a vedere se tante volte mi ha risposto al telegramma. Avete mica visto Vediamo. La notifica del telegramma? Perché io proprio non l'ho cagato proprio. Intanto io vado a fare un giro dove ci sono le tombe. Cosa vai a cercare? No, dovevo... I denti nuovi per me? No, lì c'è sepolto Pedro e vado a salutarlo. Ah, salutami Pedro. Io ragazzi, questo non mi risponde, Pearson di merda.
Mi si spezza sempre il corazzo quando devo venire a salutare Pedro. È stato un hermano. Pedro. Ma che ci fa uno che si chiama Pedro seppellito qui? Perché ha voluto stare vicino, come si dice, alla sua signora. Sono morti tutti e due. Il suo sogno era quello. Vale. Il suo sogno era stare sempre vicino alla sua signora. La sua signora era di questo posto. Beh, era follemente innamorato allora. Ah, vale. Infatti aveva lasciato appunto il Messico per stare con lei. Mi ricorda qualcuno? Chi? Presente quel signore distinto che ha comprato una casa a Tumbleweed. Vale, quello che sta conducendo il cavallo in questo momento? Già, e se continua a prendere buche nel terreno mi cade la dentiera, sì. Ora basta. No, non è Pedro il pappagallo. Lo sa, signor Frank, ha un brutto carattere. Ma chi? Io. Ramona, gliel'ho detto mille volte, mi puoi fare quello che vuoi. Sei attento prima che veramente la prendo la lettera. Beh, non so se gli conviene. In questo momento, sinceramente, me la rischierei, sì. Adesso le faccio una pregunta. Aia. Ma dove stiamo andando? Voglio andare a fare un salto in centro Saint-Denis. Ah, vale. Con la speranza adesso che mi risponda Pearson. Adesso mi devo preparare a trattenere il respiro, allora. Per la puzza. Vale, non la sopporto. Vuoi che faccio il giro largo? No, non si preoccupa. Almeno evitiamo quella puzza e quel fumo nero. Bueno. Allora, no, ci sono 15 persone circa, sì. Vedo nel contatore sul monitor di qua. E solo che chi cazzo, o sono a sbronzarsi. Puta madre, hai sentito che verso che ha fatto il coccodrillo? Già, mette paura, eh? Così, insomma, così sì. È inaspettato, sì. Esattamente, inaspettato. Sì, è inaspettato. A proposito, ma poi se sei fatti più sentire i nativi? No, lo sai che non l'ho più sentiti. Appunto mi stavo chiedendo questa cosa. Ti ricordi quella gara con la canoa? Vale? Già. Non ricordi che cos'è il premio? La piuma? Già. Ho rischiato la fottuta vita a sbattere a destra manca nelle rapide per una piuma di tacchino, tra l'altro. Ho capito, però ha dimostrato di essere un hombre valoroso, no? Perché era molto pericolosa questa cosa. Tu dici? Mi sembra proprio di sì. Beh, diciamo che faccio... Da chi, dai nativi? Da una bella signora di Tumbleweed. Me la faccia ammirare quando andiamo a Tumbleweed, perché ce ne so tante che sono veramente molto linde. Sì, è presente quella bella signora che vedi in quello specchio che è al primo piano di casa mia?
vale. Sì. Beh, proprio lei. Ah, ho capito. Pensavo che stava parlando di un'altra signorita. Il salone è pieno di signorite. Questo lo so. Vanno a picchiarsi qua. Non lo sapevi? E allora dove sono andati a finire? Si può sapere? Ma dove caspita sono tutti? Accidenti! Non lo so. O ci stiamo rincorrendo, ora cambio giro, Ludì. Secondo me, visto l'orario, sono tutti a casita, che si stanno imborracciando e sono lì tranquilli davanti al fuoco. Lo sai che non ho più idee su dove cercare. Eppure che... Ma porca puttana. Proviamo dentro al cimitero? Magari qualcuno ci risponde. No. Che carino questo ponticello. Già. Non l'hai mai visto? Questo ponticello qui no. 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 Hai visto? È fatto con la tecnica, si dice, muratura a secco. Ah, muratura. Sì, consiste nel prendere le pietre, incastrarle fra di loro con solo del fango. Ah, vale. Mentre queste mura che vedi appunto qua sono fatte proprio col cemento. Ah, vale, questo sognere. Già. Ah, ma siamo dove c'è stato il matrimonio della dottoressa. Già. Proprio qua. Chissà perché ti ho portata qui, eh? Non lo sai perché? Perché il cavallo... accidenti, ci deve essere qualche cosa che... Ah, c'è un serpente, diavolo. Oh, puta madre. Hai visto? Accidenti. Attenzione. Deve essere stata un'altra cerimonia. Ammiro, c'è tutto, infatti, tutto apparecchiato. Non ti ricorda niente questo posto? Appunto, mi ricorda il matrimonio della dottoressa. Cosa dovrebbe ricordarmi? Non so se ti ricordi, ma davanti a una certa persona gli ho sputato dritto dritto in faccia quello che pensavo. Non mi ricordo. Di che cosa stiamo parlando? Eravamo al piano di sopra, di fronte a un camino, a parlare. Ah, vale, sì. Mi ricordo che eravamo... Sì, io mi stavo asciugando perché avevo preso l'acqua. Esatto, esatto. E il signore si avvicinò, vale, sempre con molta nonchalance prese la parola e non so come mai, ma mi venne proprio spontaneo dirle: sa che lei è proprio fortunato, che una donna del genere non si trova. Ah sì, mi ricordo queste parole. Ha visto? Che cosa? Mi ricordo che aveva detto appunto che era molto fortunato. Già, ma a quanto pare non ha ascoltato le mie parole. No, evidentemente erano solo parole. Beh, per me no.
Ah, questo non lo sa, ormai io non credo più a nessuno, non credo più a nada del nada, sono sincera. Già avevo difficoltà prima, perché appunto so anche mexicana, ci hanno cresciuto così, mai fidarsi di niente, nessuno. Non c'è versi, non si batte un chiodo. Ma ora ha maggior ragione proprio, non credo più a nessuno, versi, a nada. Le parole non mi fanno più effetto. Voglio i gesti, voglio le dimostrazioni. Sono i gesti quelli che contano. Minchia, se la tocco mi taglia la testa col machete. I gesti, dice. Beh, vale. Se una persona ci tiene, ovviamente, non te vuole fare del male. Anzi, cerca di rispettare quello che sono i tuoi pensieri, rispettare la tua persona. E poi dimostra le cose, non te le dice e basta. Oh no, le parole se le porta via il vento. È vero. Tanto lo sai, a parte momenti di ironica pazzia, non è che parlo molto. Vale, però anche quell'ironica pazzia, devo dire la verità, te sto chiedendo una cosa, è per me importante. Ho capito. Non c'è bisogno bueno. Che tu me lo ripeta. Bueno, io non me voglio ripetere, però sto facendo capire appunto qual è il mio carattere e come sono. E so poi dopo... No, vale, no, perché poi dopo quando Ramona Santiago tira fuori veramente il proprio carattere, quella che è, prima viene ammirata perché ha il carattere e poi il carattere dà fastidio. Assolutamente no. E soprattutto io non l'ho mai detto. Il mio carattere ci sarà sempre, ovviamente. Qualcuno se pensa che siccome magari è al mio fianco, è come se è immune a questa cosa. No, assolutissimamente. Quando uno sbaglia, sbaglia. Che sia al mio fianco o che non ci sia. Minchia, ora scendo e scappo. Grazie. Vediamo se mi ha risposto. Quel diavolo di un pirzo. Hola, signori. Stavo cercando di capire che cos'era questa cosa. Non lo so. Pare che vendano delle terre. Anche amico, mi sembra di aver capito così. Beh, potrebbe essere un investimento. Esattamente. Qualcuno ha dimenticato le valigie, mira. Ah, sarà questa gente qua fuori, guarda. Oh. Salve. Hola, signori. Scusa. Tutto bien? Sì. È buio, non voglio viaggiare sprovvisto. Ma? Sera, signori. Hola. Oh, pizzo. Signori. Ze. Tutto bene? L'ho vista da lontano. Sì, tutto bene. Ero venuto alla posta a vedere se c'avevo il telegramma, infatti stavo raggiungendo io. Vale. Signor, mi scusi se l'altra noce non sei venuta. Non c'è problema. Anzi, mi perdoni per quel piccolo inconveniente. Col cavallo, ci mancherebbe. Bene, signor. Però ora sono qui. Infatti, volevo sapere che cosa mi voleva dire.
No, più che altro eravamo passati tempo fa dalle vostre parti. E tempo fa c'era un, come dire, un po' di casino con quei tre signori, solo che non si vedevano un bel po'. Volevamo sapere se ne sapeva qualcosa lei. Ma quali signori? I tre ricercati. I tre ricercati, sì, quelli messicani. Messicani, sì. Già. Ma finché non vengono a dare fastidio, io personalmente non ho nulla di contro di loro. Ah, guardi, signor, io ammiro tanti messicani. Sono circondata dai messicani. E devo dire che non sa ben nada, signor. Anzi, vi dirò. Tempo fa volevo anche cercare il dialogo con queste persone, ma come dire, credo che l'unica lingua che conoscono sia la lingua della polvere da sparo, quindi... Beh, dovete mettervi nei loro panni, sapete? Sì, sono ricercati qua, in queste terre. Ma chissà se quello che hanno fatto l'hanno fatto per necessità. Magari a casa hanno delle famiglie, hanno figli da mantenere. Chi lo sa? Guardi, signor Shelby, lei sa come ragiono io. Mi trovo totalmente d'accordo con questo pensiero. Infatti volevamo dialogarci. Chissà dove si sono nascosti quei tre diavoli. Beh, so, ho visto che non c'è più nessun volantino in giro, quindi o sono scappati o li hanno presi, ma semplicemente hanno strappato i volantini. Potrebbe essere. Già, lo sai che i messicani sono tenaci. Secondo me, e ve lo dico con pura certezza e senza offendere ovviamente nessuno, divenire un uomo messicano, ecco, fare un uomo messicano come quelli ce ne vuole almeno 4 di uomini normali di città. Ho avuto l'occasione di girare un po' con Ramona in quelle terre. Sono abituati a vivere con qualsiasi risorsa. Non dico che possono mangiare le pietre, ma quasi. Beh, alla fine per sopravvivere si fa di tutto, no? Sì, ma loro... Bisogna imparare. Hanno delle attitudini molto, molto, molto più sviluppate rispetto alle nostre. Ve lo posso assicurare. Io ho visto con i miei occhi. Comunque, noto che dall'ultima volta che ne abbiamo chiacchierato con calma, signora Santiago, sono cambiate tante cose, da ambi i lati, suppongo. In che senso, mi scusi? In che senso? Beh, suppongo che voi sappiate, sicuro il signor Shelby sa, che non siamo più tutti quelli di una volta, ecco. Come? Non ricorda? Sì, ma... dove sono finiti? Bella domanda. Ah, credo che siano fuggiti dalla paura. Io so solo una cosa. Che si faranno vedere in giro. Ho fatto un po' di chiacchiere con un bel po' di persone. Quindi non la scamperanno facilmente. Sono ancora in giro. Se lo ricorda il suo collaboratore? Parla di la signor Kimber. Qual era il suo nome? Jesse. Già. Il nanerottolo. Esatto. Ve lo ricordate, no? Come andò? Sì, certamente. Da quel giorno penso che sia fuggito.
che non si è più visto. La paura fa brutti scherzi. Già. E soprattutto vivere senza un occhio. Beh. Non deve essere il massimo, sì. No. Beh, devo dire che io me la sono scampata questa cosa. E dire che comunque voleva tanto fare il capo questo. A quanto pare non ha neanche le palle di questo. Beh, in effetti aveva un po' di attitudine, ma ha sbagliato tutto. Sì, fin dal principio. Possiamo definirla una brutta copia di me, ecco. Una brutta copia, scusami? Una brutta copia del sottoscritto, possiamo definirla. Beh, non è nemmeno paragonabile lontanamente da quello che è lei, Pearson. Almeno lei è un uomo d'onore, un uomo di parola. Lo sapete, con me sono le basi fondamentali per lavorare insieme. Onore e la parola data. Beh. Comunque, se volevate chiedere qualcosa a Ramona, chiedete. Non era solo questa cosa qui. Ah, bueno, pensavo che era qualcosa di più interessante. Beh, magari ne uscirà qualcos'altro di più interessante, dipende da cosa definisci interessante. No, è mexicana, signor. Pensavo che era qualcosa di un pochino più interessante, piuttosto che... dico solamente... Mi scusi se lo interrompo. Prego, signor. Le dico solamente che, come vedo, in buoni rapporti con il signor Shelby, quindi... ha una cosa in comune con il sottoscritto, quindi sicuramente potremmo andare molto d'accordo per qualunque cosa, quindi non esiti a chiedere. Anche lei, signor, non esiti a chiedere. Ottimo. Bene, bene. A proposito, Pearson, stavo pensando, ma lei tempo fa mi parlò di una ricetta. Sì, la rum di mio nonno. Già. Sapete che il rum, quello più buono, con le botti migliori, viene fatto proprio nelle terre di Ramona. Beh, ne so qualcosa, sì. Beh, perché non mi mandate un telegramma con quello che necessita per farlo? Magari proviamo a farne qualche bottiglia, no? Che ne pensi, Ramona? Ah, e questa è una cosa molto interessante. Vi faccio una copia della ricetta, allora. Se mi mandi un telegramma con la ricetta, vedremo di farne qualche bottiglia. Guarda. E magari, perché no? Il signor Luke, se non mi sbaglio... preso in gestione, sì. Il Papa Saint-Denis, no? Esattamente, insieme al signor Richard, comunque siamo soci. Beh, ricorda quel discorso, sì, alla fine siamo rimasti io e il signor Mason. Beh, non vi preoccupate, non tarderanno ad arrivare nuovi soci e nuovi lavoratori. In ogni caso, vale. Dovete... magari cominciare a organizzare qualcosa, anche qualche festa. Sì, beh, in realtà c'è in progetto il torneo, come dire, che comprendeva tutto lo stato. Beh, potrebbe essere una cosa interessante, sì. Ah, vale, questa cosa è molto interessante, mi piace. A proposito... Sì, infatti signora, se vuole partecipare anche lei, nel senso, volevamo organizzare degli incontri con un campione per ogni città, quindi se magari ha qualcuno da poter proporre per farsi battere, venga pure. Ma magari potrei propormi io.
diciamo, da un certo lato, diciamo, più pulito, però da un altro verso ho dell'altra idea, un pochino più particolari, Tipo? magari organizzare eventi più A porte ristretti, chiuse. sì, con magari, non lo so, due Tipo. persone prese a caso e un coltello in mezzo al ring. Oppure, che ne so, lo sceriffo è, come si chiama quel maiale che si porta dietro? Guendalino. Sì, Guendalino. sceriffo contro Gwendalina, potremmo vederne delle belle. Anche. So proprio che può accadere una cosa del genere. Sì, Perché? effettivamente lo sceriffo perderebbe. No, perché non penso che lo sceriffo si metta a fare una cosa del genere. Non senza il giusto. La giusta spinta, Equipaggiamento. sì. Già, Diciamo magari che. potremmo farne dell'ottima porchetta una volta finito. Beh, perché no? Sarebbe Amo gustoso. l'arrosto di maiale. Sono più tipo da pancetta, personalmente. È buona anche quella, sì. La mattina con un uovo sulla padella. Direi che è la migliore colazione insieme a un bel caffè. Beh, a quel punto, perché non concluderla con un bel bicchiere di tequila allora, invece che il caffè? Ah, sì, Direi. buona la tequila. È da tanto buon tempo che non bevo della tequila, sì. Cioè, ci sarebbe molto. Ne abbiamo sul cavallo, Ramona? No, non ne abbiamo. Peccato. Ne produce ancora lei, signora Ramona? Vale, sì. Beh, io dico Beh, solamente che nessuno magari. apprezza il vero, come dire, la vera chicca, diciamo così, la vera ciliegina sulla torta, il Porchetta mezcal, con lo quella sceriffo, sì che è giusto. roba forte. Senza Dai, togliere non nulla è alla male. tequila. Beh, allora penso che le potrò fare un ordine, signora Ramona. Bueno, mi fa piacere questa cosa. Mi mandi un telegramma a Ramona Ottimo, Santiago. ottimo. E produce ancora al salone? Sì, gestisce ancora al salone. Certamente. Quindi produce anche del cibo? Vale. Beh, magari potrei farle anche un ordine di cibo. In che senso? Beh, si dà il caso che ho un po' di difficoltà a rifornire il pub, Non sembrerebbe sa che i saloon. cucinare, sì, non sa Sì, a cucinare. parte che non so cucinare, ma i saloon di queste parti non sono molto disponibili a quanto pare al momento, di Ah, ho capito, conseguenza. signor, però se deve Sì. rendere conto di una cosa, che io sono a Tumbleweed e c'è mucha calle, devo mettermi in viaggio per giorni. Ora che arrivo a portargli il cibo cucinato, signor, è andato male? Vabbè, però magari per quello ci posso pensare io, se va male, beh, Cioè, pazienza. io che immagino portare da Tumbleweed fino a qui il latte che produce al ranch. Però Diventerebbe. magari ecco, No, dico, quello diventerebbe ricotta, diventerebbe vi posso formaggio. dire che vi vorrei far assaggiare i fagioli che fa Ramona. Ah, bueno, quelli sono veramente, veramente fantastici. Già, ti fanno Ah, prendere sì, il volo. assaggiare volentieri. Beh, quelli Ora. magari se si mantengono potrei prenderne un po'. Sì, i fagioli qualche giorno reggono, se non mi Ma sbaglio. sì, quello sì, però diciamo che altre cose diventa un pochino complicata la cosa. Allora, Capisco. lei casomai mi scriva sul telegramma quello che ha bisogno e io gli rispondo in base a quello che poi devo fare. Facciamo così? D'accordo, d'accordo. E magari se nel caso lei abbia bisogno di qualche materiale come dei vegetali o cose simili, beh, mi chieda pure. Già, a proposito, signor Luke, ce l'ha delle carote? Sì, ne ho parecchie, ne ho bisogno. Me ne può dare almeno una decina, perché il cavallo ne ha bisogno, sai, nel rientro a Tumbleweed c'è parecchia strada da fare. Sì, potrei. Vedo se ho nel cavallo. Vado subito a controllare. Grazie. Vabbè, Ci massimo controllo della mancherebbe. bisaccia, non fare un'operazione al cavallo come quel veterinario, cioè. Vabbè, sì, ovviamente intendevo Se nella l'ha già. bisaccia. Eh sì, ma se l'ha già mangiata, evita. Com'era il vecchio detto, Pearson? Quale dei tanti? Io Prendiamo conosco due troppi vecchi carote, detti. così le diamo a Miguel, almeno una la mangia.
Beh, giudicare dalla stazza di Michele diciamo tre carote, dai. Anche tre? Eh sì, anche tre, anche tre. Stasera non l'ho visto, non stava bene. No, sono aperto fino a qualche mezz'oretta fa. Cioè, quando ce ne siamo andati noi, ho fatto un giretto, ha chiuso. Sceriffo! Sì, sì, mi sto grazie dicendo per il ride, brother! Stanco, quindi alla fine è andato a dormire. Comunque, le chiedo scusa, signore, ma non ne ho molte con me. Però le potrei dare queste. Di cosa? E di carote. Quante ne ho? Ne ho 8. Ne ho 8. Beh, me le passi, me le passi. Comunque, 8 giorni. Ecco lei. Sono passati grazie dei mille, ragazzi. Mi hanno chiesto una cosa. Cosa ragazzi, lasciate un follow allo sceriffo. Dice che un eventuale antiquario prenderebbe anche dei diamanti. Beh, non te lo so dire. A quanto so, in questi giorni col presidente stavano parlando di dare l'antiquario in mano a delle persone che lo terrebbero aperto sempre, o quasi. Ottimo. Quindi potrebbe essere interessante. Molto interessante. Abbastanza, sì, molto interessante. Molto bene. E questo antiquario prenderà il negozio che era a Saint-Denis o pensa che ne aprirà uno nuovo? No, penso che prenda quello lì a Saint-Denis. Ah, perfetto, perfetto. Sì, sì. Insomma, Pearson, mi raccomando, mi mandi quella dannata ricetta così la tanto noi abbiamo vado... tutto il necessario per farlo funzionare. Sì, immagino. Comunque, quando vuole posso anche dirglielo adesso. Ho fatto un po' di chiacchiere con un bel po' di persone. Ah. Se vuole posso accennargli loro, oppure possiamo... Dimmi pure, tanto ormai siamo qua. Beh, conosciuto tre gruppi ben distinti, in realtà. Uno lo conosce già, suppongo. Sono gli Anderson, a Valentine. Sì, li conosco i ragazzi, sì. Conosciuto anche i figli di quel tipo vicino a Blackwater che si fa chiamare Castrato. È Castrato. Sì, si Brescia credo che ci okay. Erano loro abbastanza interessati a capire dove potessero lasciare dei diamanti. Beh, erano interessati anche loro. Molto bene. E poi ci sono i nuovi pellai, quelli del ranch di Vito Tigre. Sì, li ho conosciuti. Oh no. Perché loro sono un bel gruppo. Sì, a quanto ho capito sono 20 persone. Accidenti. Sì, un pochino. Molto bene, molto bene. Bene. Beh, sai come sono fatto, quindi... Per far andare avanti il business, che lei sa, diciamo che ho preferito farmeli tutti e tre amici, ecco, quindi... il miglior modo, poi li sgozzare fra di loro ci penso io. Ottimo. Beh, dobbiamo trarne qualche profitto, no, amico mio? Direi. Ormai siamo... Diciamo i più anziani in zona. E dire che dobbiamo creare delle ottime basi per fare degli affari. Sì. Ok, molto bene. Signori, visto che abbiamo fatto mattina, io direi di metterci in viaggio, Ramona. Che ne pensi? Vale. Molto bene. Signori,
stato un grosso piacere. Bene. Ci concordo. Bueno, signori. Signor Pearson. Signor Mason. Signor Shelby. Signora Santiago. Signori. Allora, vi auguro un buon viaggio e vi ringrazio per la chiacchierata. Molto bene. Alla prossima. Grazie allora. A voi. Alla prossima. Hasta luego, signori. Arrivederci. Arrivedervi. Hasta luego. Arrivederci, arrivederci. Vi auguro un buon rientro. Grazie. Grazie. Prego, cara. Ancora con sto carro. Scusami. Puta madre, con sto carro. Mi viene spontaneo, scusami. Non c'è una profumiera? Lo so. Lo so, sì, lo so. No, mi piace questo carro, non lo sopporto. Madonna, devi... Qui ti incula sempre, eh. Come apri, come ti muovi, te lo metti sempre di più, eh. Oh no, non rincara! Forza! Asso! Bueno, andiamo verso casita. Sì. Meglio partire così di buon mattino. Anche se esattamente. Un po' sono stanco. Ah, vuoi riposarti? No, no. Tanto ormai Asso ci porta a casa senza pensarci due volte. Ah, ormai è diventato come fuego. Ben addomesticato, sì. Mm-mm. E quindi? E quindi? Che mi dici? Ah, che te devo dire? Non... Nada, perché? Sì. Non lo so, vuoi farmi una pregunta così magari riesco a comprendere che cosa vuoi sapere? Ho chiesto così, giusto per fare due parole, per fare un po' di conversazione. Ah, bueno. Oh, non c'è modo, Noldo. Mi incula sempre. Mi fa piacere di questa cosa del room. Anzi, ti volevo dire, scusami se mi sono permesso, perché quella comunque è competenza tua. Vale, ma io non sapevo che aveva questa ricetta. Ma siccome a me me l'aveva detto, e lo vedo una cosa interessante, per, anzi per te soprattutto. Ma esattamente. Miriamo poi se come la ricetta che appunto mi aveva insegnato la mia abuela, perché noi lo producevamo. Granchi vanno laterali. Vediamo se è uguale a quella. Magari. Allora, tequila, mezcal e rum, se non vengono dal Messico, ma di che cosa stiamo parlando? Siamo i migliori produttori, tutti lo sanno questa cosa. Buoni, sì. Ah, mira l'acqua. Sì.
puedo fare una cosa? Certo, mi devo fermare. No, no, ti dispiace se appoggio un attimo la cabeza sulla tua schiena? Ho bisogno di fare un piccolo riposino. No, si appoggia, me l'ha appoggiato sulla schiena, Peter. Attenzione, Peter, me l'ha appoggiato sulla schiena. Attenzione. Con la salsa cocktail, oh, buona. Come dicono a Masterchef, la salsa cocktail anni 80. Sì, sì. Te dammi la salsa cocktail, poi ci penso io. Scusa, ma avevo bisogno di riposare un attimo. Ci mancherebbe. Spero di non aver pesato troppo sulla schiena. Assolutamente. Sì, è proprio alla alla ghiozza. Ovvio. Ti sei riposata un po'? Ah, vale un pochino, sì. E adesso come stai? Un pochino meglio, sì. Avevo bisogno. Molto bene. Tenta alza le gambe. Ah, ci sei abituata. Ti mangi poi magari. Mi stai rendendo conto che mi sta trattando come le profumiere. Forse non è ancora ben chiaro che non è così. Non mi fa paura l'acqua che mi bagna i pantaloni. Queste profumiere. Ma non mi fa paura l'acqua che mi bagna i pantaloni, sinceramente. Ma io sono gentile, non sto profumando niente. Ho capito, ci mancherebbe che profuma qualcosa. Sue gentilezze che conmigo non vanno da nessuna parte. Vabbè, la prossima volta butto il cavallo sott'acqua e le faccio fare il bagno. Va bene? Almeno ci si lava. Ah, bueno. Vediamo se becchiamo l'orso. Speriamo di no, perché forse l'orso prende noi poi.
da queste parti sa perché c'è sempre un orso che gira. Speriamo di no. Sì, sì, sì. Sono sicuro al 100% che o faccio la giocata d'astuzia, tipo ora mi fermo da qualche parte e rischio il perma, perché rischio il perma. La prendo, la guardo e vai di limone. Oppure... Come si sente il cavallo? Beh, per il momento vedo che sta trottando bene. Che dici, Noldo? La tento, la limonata? Derecha. Che siamo a casita, o perlomeno quasi. No, un po' amico, sei già a casita. Lo so che per te sei a casita. Mister Provolone, anche Fuego è il mio cavallo. Vado? Tutte le volte che si passa il fiume, ormai si può dire che tira da solo, perché questa caglia la sa memoria. Me lo immagino. Per tutte le volte che l'ha fatta la cavalcata, vale. Vale. Sembrano tamburi di guerra. Mm-mm. Come quella che ho nella testa io. Dici? Lo sai che è un periodo che... testa c'è una guerra. Ho capito. Ma sicuro che dentro la cabeza c'è una guerra? Cosa sta facendo con il mio ginocchio? Mi faccio capire. Niente. Mira. Già, ti toglie il fiato. Scusami, devo scendere. Oh. Prego. Ma? Si apre il corazon. Se vuoi possiamo fermarci un po'. Vale. Per me è sempre uno spettacolo. Allora,
Il problema è il cavallo. Cosa fai? Vieni conmigo, aspetta un attimo. Oh, Isa. Perché si sta avvicinando troppo? Sì, sì, mi butto di sotto e buonanotte, finita lì. Ferma confermato. Dai attenzione. Sono una bella pietra santa. Vale, però mi sembra un po' troppo vicino, come si dice, al precipizio. Fai attenzione. Sì. Mi devo alzare. Come vuoi. Stai pure lì. In che senso? Beh, chi lo sa. Magari se ti faccio arrabbiare di nuovo mi dai una spittina. Questo potrebbe accadere se continui così. Non avevo dubbi. Mira che bel paesaggio. So io che ti dico, mira che bel paesaggio. Dammelo, dice lei. La gente non capisce nada. No, direi proprio di no. Ti mette una pace, ti mette una tranquillità. Già. Oh, subito, hai visto? Un po' di niente, ti si illuda subito. Non sapevo perché, tutte le volte che mi ero in questo panorama, mi sento in pace con il mondo. Anch'io, sì. Forse. Ah, mi fa piacere sta cosa. Adesso... Ma ora cosa? Prova ad alzarmi. Ah, bueno. La vedete che, che volo, raga. No. Pensavo di scivolare. Meno male. Non avevo dubbi. Che sorridi? Perché cercava di fare finta che non aveva paura, ma in realtà ce l'aveva. Ah. Un po'. Senti. Che cosa? Oh, Isa. Questo posto è sempre bello, sì, sì. Colpa tua che mi ci hai portato. Io tutta la gente che porto da questa parte. Fammi indovinare. La butti di sotto. No, assolutamente. Tutta la gente che porto da questa parte. Mi piace appunto andare e fargli ammirare questo panorama. Lo faccio sempre. Diciamo che il primo posto che faccio mirare è questo. Eh sì. Vale. E infatti le mie promesse le ho fatte lì. Vale. Che
quanto pare però non si dovrebbero chiamare così. E come si dovrebbero chiamare? Ah, non lo sa. Appunto, perché la parola si dice promesse. Promesse? Promesse di che cosa? Sono state parole. Allora, forse non bisogna chiamarle promesse, ma bisogna chiamarle parole. Beh, c'è una differenza fra le parole e le promesse. Esattamente quello che stai dicendo. Forse però nel mio idioma ho un poco di difficoltà a spiegarmi. Appunto, le promesse è un qualcosa che... Una promessa è un qualcosa di importante. Molto importante. Vale. E siccome queste promesse sono venute meno, a questo punto erano palabras, non erano promesse, palabras. Dalla mia parte si dice che le parole le porta via il vento. Anche dalle nostre parti. Penso. Mira che colori. Già. Mira che polvere. Vabbè, quella non la mirare, no? Bueno, ora ammirerò quando mi arriva il telegramma che cosa ha bisogno di comere questa persona. Dovrò vedere di organizzare anche la cucina. Se vuoi ti do una mano. Vale. Io ti guardo e tu cucini. No, facciamo così. Tu cucini e io ti guardo. Cosa ne dici? Allora, chi cucina non lava i piatti. Va bene, tanto gliele faccio lavare al signor che sta lì al salone tutte le volte, non ti preoccupare. Insomma, ho capito, mi tocca lavorare a me. Stai scherzando? Non sei una persona che non aiuta la gente? Ho sempre fatto molto lavoro, non mi tiro indietro. Dovrò anche vedere se mi basta, se mi bastano le piante per fare la tequila e il mezcal. Ora miriamo quello che verrà ordinato. Oh puta madre, che succede? Questa polvere. A proposito, non ho mirato per nada la dottoressa. Già, e neanche mio fratello. Ah, vale, si vede che ci avevano da fare. Ah, non è che stanno pensando a mettere in cantiere il nipote? Sì, sì, può darci. Bueno, si allarga la famiglia, no? Sì, sì. Diventa zio. Forse. Forse. Ma perché non è contento di questa cosa? Mi fa sentire sempre più vecchio. Ah. Sei le gioie di una famiglia. E il niño sei... Sei veramente, sei la luz. Sono belle le case quando girano dei nini, no? Come provato?
Ah già, è vero. Diciamo, no, non l'ho mai provato. Lo stavo provando, però poi è successa una cosa e non l'ho più provato, insomma. Vale. Mi dispiace, scusami. No, de nada. Stava arrivando un nino, ma mi è capitato un incidente. Della gente mi ha ferito con un'arma da fuoco e lì ho perso il niño. Accidenti, che stracci. Lo so, devo star zitto. Sei cose della vita, non si può fare nada. No, ma te l'ho ricordato io. Queste cose so che fanno male. Fanno male ovviamente, però sono stata cresciuta nell'affrontare le situazioni e la vita continua. Tante volte hai dei ruoli che non puoi permetterti di fermarti a pensare a quello che è capitato, bisogna reagire. Per quello che poi dopo magari ti viene un carattere abbastanza forte. Yeah. Ah. Come mai è venuto qui? Questo è l'ex Ranger Santiago. Vale. Quindi è roba tua. Una volta era mio. E adesso? Ora no, è abbandonato, come stai mirando? Ho fatto molto lavoro qui. Veramente? Vale. È bellissimo questo ranch. Sì, molto bello, sì. Faccia attenzione alle caprette perché incornano. Sì. Vale. Dica alle caprette di fare attenzione a Frank, che spalle. Eccola che arriva. Ramona! Ha risolto il problema della capretta. Io lo sapevo. Già una volta mi hai lasciato le tue corna dentro alla gamba, mi dispiace. Non te lo faccio fare più. E allora non lo fa più, no. No.
Devo dire che qui il trabacco veramente è stato veramente bello da svolgere. Sì, anche qui c'è un bel panorama. Lo sai? Oh. Scusami. No, mi scusi. Ancora con quel... Mi scusi. Ah, no. Perdonami, non lo faccio apposta, davvero? A questo punto avevo le vacche, poi mentre in questo recinto tenevo le galline. Bello. Mm-hmm. E poi invece là in fondo, plantavo le piante. Ed è, e qui invece... è veramente... ci sono i fichi d'India. No, lascia stare, non toccare, mi raccomando, che te pungi. Ne so qualcosa. Ah, vale. Devono essere squisiti. Ma, penso che sicuramente non lo farai più questa cosa, eh? No, non li mangerò mai più interi, no. Bueno. Quindi è un peccato mirarlo così, però, eh? Yeah. Si potrebbe però far sistemare, visto che ti ricorda, non so, la tua infanzia o comunque tempi passati. Vale. Che ne dici? Devo dire che Ranch Santiago ha lavorato tanto. Queste porte sono tutte... Purtroppo sì. Sono state tutte chiuse a chiave. Accidenti. Mm-mm. Peccato. Vale. Oh, è il perro. Già. Hola, perro. Ah, sempre qui sei, eh? Non ti sposti mai, eh? Così si fa. Ah, grazie. È come scodinzola. Vale. Non lascia mai questo posto. Bueno. Proseguiamo allora. Vale. Bueno. Ora te spiego, vai a derecha. Ah, derecha. E quello era, è stato il mio ranch. Ora adelante, su, a derecha c'è una casita. E quella è stata la mia prima casita. Veramente? Vale, eccola qua. Thank you.
stessa. Vale. È stata venduta? È tutto chiuso? Già, dammi una sbirciata del vetro. No, devo dire la verità. È piccolina, perché è piccolina, però è molto accogliente. Fina, sì. Ah, forse si riesce a mirare da qua. Mira. Prova a mirare. C'è anche il cammino, vedo. Per forza. Dove c'è Ramona Santiago ci deve essere il cammino. Beh, allora dov'è a farle fare due? Vale. No, dire la... dove? Come due? Sì, due giù e uno su. Sì. Ah, appunto, sei quattro. Ah, c'è anche nel mio studio, già, è vero. Mm-mm. Oh, Isa. Ora comprendi perché sei legata così tanto a questa terra. Capisco, capisco. C'è molto parte della mia vita. Esattamente, non importa, l'importante è che siano stati vissuti intensamente. Sì, però non si può, diciamo, non è che c'è una parte interna, è tutta qui. Beh, se c'è una bufera, perlomeno uno si può riparare, però. Ah, vale. Guarda cosa si vende di là. Ah, casita? Non è così. È stupenda quella casita. E non stai scherzando, veramente. È sempre stato un mio sogno. Riuscire a capire chi era il proprietario. Perché non sono mai riuscita a comprenderlo, l'ho sempre vista disabitata. E nessuno riusciva a darmi delle indicazioni. Accidenti, io ho avuto una bella botta di fortuna. Ah, sì. Questa terra tante volte non perdona. Accidenti. Dove sta andando ora? Sinceramente. Non lo sa. Siamo dove? Alla miniera. Sì. Ah, lo conosce questo posto? No, insomma, se c'è una strada ferrata e una sorta di silos o una roba del genere, penso che sia una miniera, no? Ah, vale.
Tanto lo so che prima o poi mi ammazzerà lei. Assicuro. Vediamo cosa c'è qua. Ah, povero cabaio. Evito sempre di farlo passare sopra queste cose. Ah, basta che non sbatta gli zoccoli nel ferro, poi. Mira, mira quanti animali. Già, guarda quanti antilopi. Mm-hmm. Sono anche belli veloci. Vale. Ecco, i cacciatori dovrebbero mettersi a cacciare questi animali, non il tatanka che sta lì fermo, vigliacchi proprio suoi. Facile mettersi a fare il cacciatore con un animale fermo. Eppure grosso. Esattamente. Per quello che io dico che il tatanka è indifeso. Mira lo spettacolo. Sì. Guarda che bellezza. Se vuole buttare da sotto? No. A meno che tu lo voglia far tu di buttarmi. No, no. Mira, dalla parte di là vedo una piccola cittadina. Ciuparossa? Non saprei. Di fronte dovrebbe essere Ciuparossa, se non sbaglio. Ah, no, 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 forse no. Quella sembra... Ah, no. No, se... Ciuparossa... Forse no, no, siamo, no. Ah, vale, Escalera, esattamente. Perché siamo dalla parte di qua, vale, sì. Giusto. Perché ti piacerebbe mirare quel posto? Magari una volta ci possiamo andare, sì. Ci penseremo. Bisogna stare molto attenti. No? È proprio di sì. Un gringo che attraversa queste acque non si sa se torni vivo oppure no. Esattamente.
Diciamo che tante volte sono quelli che non tornano. Sì. Sei di più quelli che non tornano, te lo puoi assicurare. Potrei non tornare. Mm-hmm. Conmigo non c'è problema. Sicura? Vale. Mi devo fidare. Fai un po' te, fai un po' te, Frank. Se vuoi fidarti, fidate. Se non ti fidi, non sapevi che cosa dirti. Corre il rischio e mi fiderò. Ah, bueno, mi fa piacere. Ci sono tante cose in cui ho rischiato, perché no? E quali sarebbero queste cose? Beh, durante il corso della vita ho rischiato tante volte di perderla. Mi dispiace. Oh, no! Ma io so io. Peter! E voi non siete un cazzo. Insomma, ho rischiato molte volte, sì, di morire, ma... Beh, se devo essere sincero, accanto a te non avrei paura. Partiamo dal presupposto che se dovessimo andare appunto nel Messico, ci sono gli hermani, c'è la mia gente, amico, mi conoscono, sanno benissimo chi sono, non c'è nessun problema. Conmigo non c'è problema. Beh, lo stesso vale per te. Nelle città. Lascia che qualcuno ti guardi o ti giudichi. Peter, te sei pazzo. Gracias. Beh, mi sembra il minimo, no? Anche se devo dire la verità, sei sempre stata abbastanza rispettata. Non sape perché, però sono sempre stata abbastanza rispettata. Beh, perché... tutto meno quello che fanno le profumiere. Per cui basta guardarti per capire che qui non si scherza. No, decisamente. Ah... Appunto, ho sempre pensato che il rispetto era perché ero mexicana e la gente, bene o male, sa qual è il sangue mexicano. Poi magari mi sbaglio, eh? Non lo so. Poi magari dietro mi parlavano male, ma questo non è un problema. L'importante è che si parla. Beh, per di no, insomma. Ma non mi interessa. Bueno, andiamo verso casita. Beh, se proprio insisti. Ah, volevo restare ancora qui? Beh, questo cielo è fantastico. Ah, lo sape. Le stelle brillano. Hanno una luce diversa, insomma. Sono bellissime. Lo sai. Beh, non voglio fare troppo romantico, ma sono come te. In che senso? Bellissime. Ramona è come... Ah. Ah. Non mi spagare. No, no, grazie. Ma... Mi sento un pochino in imbarazzo. Perché? Perché... Così. Mi sta capitando così. Beh. Non penso di essere veramente nulla di particolare. Proprio per nada. Anzi. Hai gli occhi color del mare.
dire, no? Ah, beh, questa è una cosa un pochino particolare. Lo sape perché? Quando sei nata non erano così. Come è potuto succedere, scusa? Una cosa un pochino particolare. Perché, ovviamente, quando sei stata... Come faccio a spiegare tutta questa cosa? Beh, Ramona, non importa. Se, se non mi vuoi dire, aspetterò. Quando ti andrà di dirmi, ti ascolterò. Bueno, perché è una cosa veramente molto personale. E non sape ancora, devo dire la verità, ne fido, perché mi fido, quello che sto mirando, l'atteggiamento e il comportamento che sta avendo nei miei confronti, è veramente un qualcosa che poca gente avrebbe fatto, però non lo so, ancora non riesco a fidarmi ciecamente, non ce la faccio. Mi dispiace di dire queste parole, puede sembrare che magari gli sto facendo del male, però voglio fargliela capire questa cosa. Ma non è che io non mi fido, non sape perché, come se manca ancora qualcosa, o forse diciamo che tante cose sono successe è troppo presto e ancora non riesco. Beh, mica una gara o una corsa. Appunto. Certe cose ci vuole tempo. Vale, è quello che voglio far capire. E non è... Non voglio ferire nessuno, però sono abituata a dire sempre la verità. Certo. Non le voglio far perdere tempo. Stia tranquilla. Ma in che senso perdere tempo? Le ho permesso la mia vicinanza e la mia parola la manterrò sempre. No, piano, ma non capisco piano, che cosa... No, dico, piano piano il tempo sistemerà le cose, no? Magari lei si fiderà ancora di qualcuno e spero che lo faccia di me. Ma non capisco dov'è la perdita del tempo. Beh, una cosa così detta un po' per... Beh, insomma, che diavolo sto dicendo, Ramona? Non lo sa, però è perché infatti... Non se ne stai accorgendo. Non capisco dove... Un momento in cui non riesco a dire niente, accidenti. Ora spiegami, che cosa stai facendo qui? Ce l'ho con me stesso. Per quale motivazione? Perché tutte le volte che cerco di dire qualcosa mi impappino e faccio una brutta figura. Non ti preoccupi, ma non è un problema. Cavolo, parlare con te non è facile come tirare fuori una pistola e ghiacciare qualcuno. E per quale motivo mi stai dicendo così? Allora è vero che c'ho un brutto carattere proprio, eh? No. Non è questo, è che mi metto in difficoltà. Diciamo perché io peso veramente le parole? No, perché non riesco ad esprimermi. Vabbè. Penso che i discorsi che facciamo, ti non riesci ad esprimerti. Io ho un idioma differente, te renditi conto. Che casino che viene fuori, no? Parliamo con il linguaggio di segni, allora. Magari siamo un pochino più fortunati, no? Allora potremmo chiamarlo, appunto, il linguaggio dei gesti, no? Quello che a me come interessa. Non pensi che sia meglio? Sì. Allora, invece di usare le parole, usiamo il linguaggio dei gesti. Vado? No?
Ci stai? Ci provo. Guarda, tira fuori la pistola. Aiuto. Allora ci stringiamo la mano? Sì. No, dai, stai scherzando davvero. Dai, facciamo così. Usiamo il linguaggio dei gesti, evitiamo le palabras. Tanto ne ho due, anche se me ne tagli una. Ah, bueno, dai. Allora stringiamoci la mano. Mi piace questa cosa. Ora pare fatto. Evitiamo le palabras. Evitiamo le palabras e continuiamo con i gesti. Sì. E poi magari quella volta che usciranno le palabras, magari saranno palabras più ponderate, più sensate, no? Non mi sembri tanto convinto, Frank, però guarda che mi hai stretto la mano, sai che cosa significa? Sì, ho detto tanto, ne ho due, una più, una meno. Attenzione, perché mi hai stretto la mano anche per un'altra cosa. Beh, se era sempre la destra, era sempre la stessa. No, ho capito, però se una volta te taglio una e la volta dopo che cosa faccio? Te devo tagliare l'altra. Ah, ecco, mi sono fregato. Ci faccio sempre fregare. Ah, puta madre. Sta bene, grazie. Ah, ora. Era una battuta, no. Scusami. Dammi una sacca zitta. Va bene. Dai. Oh, Isa. Frank senza mani. Che passa ora? Fammi capire, perché stai così con le mani? Mi sto abituando. A fare che? A condurre il cavallo che senza mani, sì, senza mani. Non ci posso credere. No. È impossibile, non c'è nada da fare. Che cosa? Niente, niente, Frank. Beh, allora anche tu non hai. Cioè, hai difficoltà a dirmi le cose. Senso c'ho difficoltà a dirti le cose? Ti sembra una persona che ha difficoltà a dirti le cose? Mi hai detto lascia perdere. Sì, lascia perdere, perché ogni tanto da nosotros se dice sei un pochito loco, no? Ma un pochito e basta. Vale. Meglio un pochito che completamente. Ah, questo è sicuro. Anche perché se era completamente, sicuramente non era qui, glielo posso assicurare. In che senso? Nel senso che... Diciamo che non mi piace avere vicino persone loche, no? Ah, sì, capisco. Accidenti, Frank, se continui così questa ti spenta.
Rendiamoci conto, la luce che fa la luna. Sì. È solo a chi è così. Tante volte mi sembra di pensare che a chi a Tumbleweed c'è una luna diversa dagli altri posti, e poi dico la luna è sempre la stessa, no? Realtà, e invece no. In realtà un motivo c'è perché la luna emette così tanta luce. Perché? Perché qui la zona non è illuminata. Vale. L'aria è molto limpida. Vale. E quindi andiamo a letto prima che dico qualche altra cosa e mi fai fuori. Bueno, vámonos a riposare. Che domani c'è molto lavoro da fare. A che ora pensa di alzarsi? Beh, penso le... Le sei, sì. Bueno. Pensavi che ti dicessi le 10? No. Sinceramente non mi stavo ponendo il problema. Da quando ognuno... qua il sole è quasi alto alle 6. Vale. Ma quanta gente mira per la calle a quell'ora? Qui a Tumbleweed. Sì, c'è un po' di gente. Strano, allora mi sa che la gente sta cambiando le abitudini. Oppure... quando sei tu in giro, la gente si nasconde. Addirittura. Insomma. Ma no, non è vero. Io mi metto ad parlare sempre con la gente. Vado in piazzetta e mi metto ad parlare, anche perché chiedo. Quando capita che manco, bisogna di sapere se è successo qualcosa. Tutti mi vengono a riportare quello che accade. No, non sono un popolo di spioni, scusi, ma in questo momento mi sta offendendo. Questa qui è gente, è la mia gente, signor. Oddio, ma... ed è normale quello che fanno. Anzi, non dica mai a un mexicano, appunto, che è uno spione, signor, gli conviene. Soprattutto se comunque sta parlando della sua gente. Mi sa che prima di andare in Messico, mi sa che conviene un attimino che lei faccia un pochino più caso alle parole che usa, perché veramente potrebbe entrare, potrebbe anche non uscire, però. Bueno, ahora vado a coricarme porque veramente soy muy stanca. Bueno. Ah, ahora me dica qué cosa significan tutti questi gesti que le está haciendo. Ah, bueno, devo cercar de comprender. Ahora me sembra de capire. Ah, sì, vale, sta dicendo una marea di vergate, esattamente, no. Perfetto, signor. Bueno. Ahora, buenas noches. No, Frank, scaricato così
su due piedi. Vabbè, le mani non ce l'ha più, c'ha i piedi. Non ho le gambe, non ho le gambe, e che fu? E insomma. E qui si riparte con la canzoncina dell'altra sera. Che fu? Non ho chiari.